Eccoci qua, buonasera a tutti. Buongiorno a Mi tutti, buonasera, presento per anzi. chi ancora non mi conoscesse. Io sono Marco Maculotti, il fondatore e il curatore di Axis Mundi. Qui siamo oggi stasera con Paolo Riberi, nostro ospite di questo secondo appuntamento di questo ciclo di conferenze estive. Ciao Paolo, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Marco, grazie a te per l'ospitalità. Sono veramente entusiasta di essere ospite di Axis Mundi. È veramente un piacere essere qua con voi questa sera e grazie ancora. Grazie ancora Paolo, noi ci conosciamo ormai da qualche anno, abbiamo avuto modo anche di fare conferenze insieme, trattando anche appunto il tema dell'ognosticismo nel cinema, su cui tu hai scritto un libro, Pillola Rossa o Loggia Nera, di cui poi parleremo anche stasera. Questo libro è stato recensito su Axis Mundi, ho messo il link per chi fosse interessato nella descrizione del video di YouTube, con anche il link della recensione di Abraxas, La magia del tamburo, che è uno degli ultimi libri, diciamo. Non vorrei svelare, non vorrei spoilerare il nuovo libro, ci penserai poi tu quando ti do la parola. Ricordiamo brevemente di cosa si occupa Paolo. Paolo si occupa prevalentemente di gnosticismo, di studio delle sette gnostiche nei primi secoli del cristianesimo. Qualche titolo dei suoi libri: L'Apocalisse di Adamo, La genesi degli gnostici, Maria Maddalena e le altre, le figure femminili dimenticate dagli gnostici, Pillola Rossa o Loggia Nera, messaggi gnostici nel cinema tra Matrix, Westworld e Twin Peaks, L'Apocalisse gnostica della luce, Parafrasi di Sem, e poi il nuovo libro che annuncerai tu, quindi non lo anticipo io perché non voglio appunto spoilerare. Quindi io inizierei subito dandoti la parola, però prima, come al solito, leggerò un tuo passaggio appunto tratto da Abraxas, La magia del tamburo. Secondo gli gnostici, fin dalla sua nascita, l'uomo è un prigioniero inconsapevole in un mondo virtuale e corrotto. Quello che ci circonda è un reame illusorio e decadente, dove ogni cosa è soggetta a un ciclo di cambiamento, corruzione e morte. Tutto si trasforma, si deteriora e alla fine si dissolve nel nulla. È una legge inesorabile che vale tanto per gli esseri viventi quanto per gli oggetti inanimati. Di conseguenza, il Dio creatore del mondo terreno, adorato dagli ebrei con i nomi di Yahweh Sabaoth, sarebbe in realtà un impostore pazzo e crudele che tiene rinchiusa l'umanità in questa prigione virtuale, soltanto per poter godere in eterno delle sue sofferenze. Sofferenze che, a ben vedere, derivano dalla materia stessa che permea questa prigione, per sua natura soggetta alla decomposizione e alla morte. Per gli gnostici il dio della Genesi è un demiurgo, ossia un artigiano che, incapace di creare la vita dal nulla, ha dato forma ai propri progetti partendo dalla merma primordiale del caos. Il risultato ovviamente è un mondo corrotto e imperfetto. Unendo i due nomi divini dell'Antico Testamento, i Vangeli apocrifi lo chiamano Yaldabaoth. I confini del suo regno sono rappresentati da 7, 10 o 365 sfere celesti che ruotano senza sosta intorno alla Terra, sottoponendola a un ciclo costante rappresentato dal continuo succedersi dei giorni e delle stagioni. Le sfere sono governate da una schiera di demoni carcerieri che servono il demiurgo, gli arconti, dal greco archon, governatore. Il loro compito è quello di impedire in ogni modo la fuga dell'uomo dalla prigione, ossia il ciclo eterno di distruzione e ricostruzione della materia. Al di là delle barriere celesti c'è un altro mondo, formato da puro spirito. Si tratta del pleroma, dal greco pleroma pienezza, dominio ultraterreno del vero Dio. Diversamente dal mondo terreno, il pleroma divino è immobile e invariabile ed esiste al di fuori del tempo stesso. Qui la materia non esiste, nulla si modifica e ogni cosa è perfetta ed eterna. Grazie ancora di essere qui con noi, Paolo, e ti lascio la parola. Grazie a te. Allora, buonasera a tutti. Effettivamente, dalla descrizione, dal breve passo che ci ha letto Marco, come dire, hai avuto un'ottima capacità di selezione perché veramente in poche parole ci ha messo tantissima carne al fuoco su cui cercherò di fare luce questa serata. Prima di tutto, però, esordisco, visto che anche sui social avevo un po' promesso che questa sera ci sarebbe stato un annuncio, parlandovi del mio nuovo libro, discorso che si collegherà a quel che ha letto Marco in realtà.
Il mio nuovo libro uscirà mercoledì prossimo e si intitolerà Il serpente e la croce. 2000 anni di gnosi, dai Vangeli apocrifi ai Catari, da Faust ai supereroi. Sarà edito da Edizioni Lindau di Torino, lo troverete su qualsiasi canale, in libreria, su Amazon, IBS, Mondadori Store, un po' ovunque. Avrà una prefazione di Domenico Devoti, che oltre a essere mio docente all'Università di Torino è anche uno dei maggiori esperti dell'argomento, nonché traduttore in italiano del Vangelo di Giuda, quel Vangelo di Giuda che fece così tanto scalpore quando venne tradotto per la prima volta. Allora, di che cosa parla quel libro? Cosa c'entra con le righe, quelle poche righe che ci ha letto Marco? Vediamo un po' di fare luce. Allora, il serpente e la croce sono due simboli che nel cristianesimo hanno un'identità molto forte. Il serpente è il tentatore maligno che si insinua nell'Eden e causa il peccato originale. Questo già nell'ebraismo. Poi il cristianesimo aggiunge un ulteriore valore che nel mondo ebraico in realtà non era presente, ossia il serpente non è più soltanto il mito eziologico di quell'animale, di quel rettile particolare che ha perso l'uso delle gambe a causa delle sue malefatte nel giardino, ma diventa una personificazione di Satana, di Lucifero, del maligno, del demonio. Questo secondo la tradizione cristiana. Al tempo stesso la croce, beh, penso di non dover aggiungere molto su questo, la croce è il simbolo della salvezza per il cristianesimo per eccellenza, simbolo che passa proprio dal sacrificio corporeo di Gesù, quindi un sacrificio materiale, corporale, che in qualche modo permette la salvezza dell'umanità. Questo secondo la tradizione cristiana. Penso di non aver detto nulla di nuovo, ma ci tenevo a mettere due punti fermi. 2000 anni fa, però, parallelamente al cristianesimo, un altro movimento molto disomogeneo, proprio perché movimento che non si è formalizzato sotto forma di una religione istituzionale, ma viveva sotto forma di molte sette, lo gnosticismo, ha rivendicato la paternità in qualche modo degli insegnamenti di Gesù, si è fatto discendere direttamente dall'insegnamento di Gesù Cristo stesso. Quindi, in qualche modo, attorno a una figura, quella di Cristo, abbiamo, e queste sono le fonti storiche a dircelo, due movimenti che si cristallizzano fin da subito, fin dal primo secolo, e che contendono la sua eredità spirituale. Da una parte il cristianesimo, dall'altra parte lo gnosticismo. Gnosticismo di cui mi sono occupato anche in altri libri, in quelli citati da Marco, di cui mi sono occupato a quattro mani con l'amico Igor Caputo nel recente Abraxas, da cui è tratto da cui è tratta la citazione di Marco. Bene, l'ognosticismo però, di che cosa tratta? Perché abbiamo sentito parlare di prigione, abbiamo sentito parlare di demoni, di cieli, di arconti, di un demiurgo, di due dei, di due mondi, un pleroma. Insomma, la cosa potrebbe sembrare molto complessa, molto scoraggiante, quindi vediamo di entrarci passo passo. Ecco, Marco ci ha fatto il trailer, adesso cinematograficamente vediamo di addentrarci un passo alla volta. Partiamo dai due simboli di cui ho parlato prima e che fanno un po' da filo conduttore al mio prossimo libro. Ecco. Il serpente e la croce. Gli gnostici rovesciano completamente e radicalmente l'impostazione cristiana. Diversamente da come sostiene qualcuno, l'ognosticismo non è un'eresia che muta qualche aspetto del cristianesimo, è un pensiero religioso completamente autonomo, indipendente e a sé stante. Non mi piace mai parlare di opposti e di antitesi perché in qualche modo è un'ipersemplificazione, però in qualche modo se non sta all'antitesi del cristianesimo, comunque ha molto poco a che fare, diciamo così. La croce. Beh, secondo gli gnostici la materia non vale nulla. Quindi
Il mondo che ci circonda, che è fatto di materia, è un mondo illusorio, inutile, da cui bisogna liberarsi. Gli gnostici hanno una concezione estremamente pessimistica del mondo che ci circonda. In qualche modo, per lo gnostico non esiste l'inferno. L'inferno è il mondo in cui noi viviamo. Non potremmo vivere in un mondo peggiore. Quindi capite che impostazione molto particolare. E quindi capite bene che quel primo assunto che ci siamo fissati quando abbiamo parlato della croce nel cristianesimo, e quindi del Messia che salva l'umanità mediante il sacrificio del corpo, per gli gnostici non ha nessun senso, perché in qualche modo il corpo non vale nulla, il sacrificio di un essere umano, sia anche Gesù, non ha nessuna importanza. E il serpente? Beh, per gli gnostici il serpente diventa un po' il simbolo, la bandiera, l'emblema. Perché? Perché gnosis in greco significa conoscenza. E badiamo bene, non conoscenza nel senso comune del termine, quindi ieri ho conosciuto quella tal persona, oppure conosco tre lingue, no. La conoscenza comune è la pistis in greco, la conoscenza scientifica delle tre lingue è l'episteme, abbiamo la sofia che è la conoscenza un po' più umanistica, un po' più intellettuale. Gnosis invece, quella degli gnostici, è una conoscenza esoterica, segreta. Quella conoscenza che il serpente nel mito dell'Eden avrebbe consegnato all'uomo. E quella stessa conoscenza che, secondo gli gnostici, Gesù avrebbe affidato ad alcuni discepoli che non sono quei discepoli che per il cristianesimo sono tanto importanti, quindi non sono Pietro, non sono Giacomo, non sono Giovanni, non sono i dodici tendenzialmente, ma sono alcune figure marginali, alcune figure molto spesso dimenticate, lasciate all'ombra del racconto, in alcuni casi addirittura figure femminili come Maria Maddalena, in altri casi figure secondarie come Tommaso, come Giacomo il Giusto, non quel Giacomo di cui parlavo prima, ma un altro Giacomo, il fratello di Gesù. In altri casi ancora figure addirittura condannate, come Giuda Iscariota, l'apostolo traditore. A queste persone, secondo gli gnostici, Gesù avrebbe affidato una conoscenza segreta, ossia il contenuto della loro dottrina. Quindi, i cristiani tendenzialmente sostengono, ed è cosa nota, che vi sia un insegnamento di Gesù, quello dei quattro Vangeli. Per gli gnostici, quell'insegnamento esiste, è a piena cittadinanza, ma è un insegnamento esoterico, pubblico, di facciata. Al di sotto ce n'era un altro, una gnosis, un insegnamento segreto, l'insegnamento gnostico. In che cosa consiste però questo insegnamento? E come mai siamo ancora qua a parlarne a distanza di 2000 anni? Beh, siamo ancora qua a parlarne perché dalle sabbie dell'Egitto sono riemersi i cosiddetti Vangeli apocrifi. Adesso, in realtà, il mondo dei Vangeli apocrifi è ben più vasto di quello legato allo gnosticismo, però nel 1945 sono riemersi questi testi antichi, questi Vangeli gnostici, che sono oltre 50, e che ci hanno offerto una prospettiva completamente differente sull'insegnamento di Gesù. Non possiamo attribuirli con certezza a Gesù, come non possiamo attribuire con certezza a Gesù i quattro del cristianesimo. Sono Vangeli che si rifanno al suo insegnamento, quindi è difficile intervenire con certezza e dire questi sono di serie B e quegli altri sono di serie A. Entrambi, dal punto di vista storico, letterario, filologico, fanno riferimento a un'epoca molto vicina alla predicazione di Gesù. Di lì a sapere che cosa esattamente Gesù di Nazareth abbia detto, beh, ci vorrebbe la macchina del tempo, anche perché non ha lasciato nulla di scritto, autografo, quindi, come ben sappiamo. Quindi lasciamo un attimo in sospeso questo discorso, perché in mancanza di ulteriori scoperte dobbiamo un attimo adottare un approccio storico e lasciare in sospeso la cosa. Lo gnosticismo propone una visione completamente differente.
pessimistica. Abbiamo detto, in questo caso il nostro mondo è una gabbia non solo inutile, ma anche pericolosa, una prigione, disegnata a tavolino per mantenere l'uomo in condizioni di prigionia. Quindi, prima cosa, prigione. E secondo aspetto, molto affascinante, anche legato a quello di cui parleremo, dialogherò poi con Marco successivamente, non è solo una prigione, ma è una prigione virtuale, illusoria, una prigione che non esiste realmente, ma che in qualche modo appare agli occhi dell'uomo, un po' come quel che i prigionieri nel mito della caverna di Platone vedevano proiettate sul muro, sono semplici ombre. In qualche modo, per lo gnostico, tutto ciò che ci circonda ha la consistenza di un'ombra, ma noi siamo prigionieri perché facciamo parte di questo mondo con il nostro corpo, siamo esseri corporei anche noi. Al tempo stesso, però, dentro l'uomo c'è una scintilla incorporea che viene da un altro universo. Infatti, secondo gli gnostici, esistono due mondi, due universi, due realtà. Questa, abbiamo detto, è la peggiore di tutte, è la prigione, è la gabbia, è la fonte di tutte le nostre sofferenze, un luogo di tristezza, lugubre, popolato da ogni tipo di male, di sofferenza e ovviamente dalla morte. Però il pessimismo degli gnostici lascia spazio anche alla speranza, ovviamente, come tutte le grandi religioni. E quindi abbiamo un altro mondo, un mondo perfetto, un mondo assoluto, un mondo immateriale, fatto di puro spirito. E da questo mondo proviene la nostra parte più intima, ossia il nostro io, ciò che ci identifica, la nostra, noi diremmo anima, gli gnostici dicono scintilla di spirito che sta dentro la nostra anima. Gli gnostici hanno una concezione molto raffinata dell'individuo, in cui non mi addentro in questo momento. Però, quindi, l'uomo, capite bene, è il ponte tra due mondi, ha un corpo di materia grezza e una scintilla di spirito che invece viene da un mondo ultraterreno. Bene, e come si origina tutto ciò? Bisogna fare un passo indietro ulteriormente. A capo di questi due mondi ci sono due divinità. Un Dio di pura luce, un Dio di puro spirito che governa il mondo perfetto, ed è un Dio eterno e buono, responsabile di tutte le cose buone dell'universo. A capo del mondo terreno abbiamo un falso Dio, un demone che dice di essere Dio, si fa chiamare Dio, ma Dio non è, e che è responsabile di tutte le disgrazie che capitano in questo mondo materiale. Quindi, in qualche modo, gli gnostici risolvono alla radice quel problema annoso per cui, se Dio è onnipotente, come fa a essere buono? Allora, il Dio buono e onnipotente sta in un'altra dimensione. In questa dimensione ci tocca il fratellino cattivo, se vogliamo, che appunto non è un dio, è un carceriere malvagio, ma trovandoci noi dentro il suo carcere dobbiamo anche rispondere alle sue regole, e quindi in qualche modo abbiamo una deroga all'assoluta onnipotenza del dio superiore, proprio legato al nostro essere in questo mondo sublunare, situato al di sotto della luna, in questo mondo prigione. In qualche modo questo dio carceriere ha rubato, comunque è finito in possesso, a seconda delle varie versioni del mito, di alcune scintille di puro spirito. E queste scintille, in qualche modo, lui sogna di impossessarsene, dopo averle rubate dal mondo celeste, per rivaleggiare con il vero Dio. Però, purtroppo, per lui, si sono incagliate dentro l'essere umano. Quindi l'essere umano in qualche modo è un prigioniero che è ben superiore al suo carceriere, perché in qualche modo condivide la natura materiale del suo carceriere, del dio della materia, che chiameremo Demiurgo, il dio artigiano, il dio che governa il mondo terreno, sublunare, il dio carceriere,
ma anche una scintilla estranea che lo rende superiore, proprio perché viene dal mondo celeste. Capite bene, è un pensiero fortemente dualistico. Luce, tenebra, spirito, materia, immortalità, mortalità, due mondi, due dei, due nature per l'uomo. Due pensieri anche, abbiamo detto un pensiero esoterico, un pensiero esoterico per Gesù. Allora, abbiamo detto che l'uomo, secondo lo gnosticismo, non si può certo salvare mediante il sacrificio di Gesù, mediante l'idea cristiana, perché quello è un sacrificio che riguarda il corpo. Il corpo, abbiamo detto, è legato al demiurgo. Non solo, c'è un aspetto ulteriore che stravolge completamente la mitologia, ebraica e la visione del mondo cristiana. Secondo gli gnostici, il Dio di puro spirito è il padre di Gesù, ossia il Dio del Nuovo Testamento. Il Dio carceriere, quello malvagio, quello che tiene l'uomo in condizione di prigionia dentro la prigione malvagia e virtuale di cui si è detto prima, e altri non è che il Dio dell'Antico Testamento, Yahweh. Quindi abbiamo una biforcazione che serve a rispondere nell'immaginario gnostico molto bene alle discrepanze che anche il lettore più superficiale riscontrerà leggendo la Bibbia. Voglio dire, se noi iniziamo sistematicamente la lettura della Bibbia, incontriamo prima un Dio collerico che caccia Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden, invia il diluvio universale a sterminare l'uomo, distrugge Sodoma e Gomorra con le fiamme, e poi arriviamo al Dio Padre, al pastore buono, misericordioso del Nuovo Testamento, e effettivamente questi due elementi è difficile conciliarli. Ecco. Ma questo era già un problema, e un problema insito anche al cristianesimo. Gli gnostici forniscono una risposta originale, molto particolare, molto differente, che li porta già nei primi secoli dopo Cristo in totale conflitto col cristianesimo, capite bene? Perché questi non fanno altro che non mettere le differenze tra le due versioni di Dio sotto il tappeto, ma le fanno emergere in maniera conflittuale e ne fanno due dei. Uno è Yahweh, il collerico Dio dell'Antico Testamento, il Dio geloso che dice non avrai altro Dio all'infuori di me, ti guadagnerai da mangiare con sudore della tua fronte, il Dio vendicativo che in qualche modo si erge alla guida di Israele e stermina tutti i nemici del suo popolo, e dall'altra parte il Dio buono, misericordioso di cui parla Gesù. Il primo è il Dio della materia, il Dio carceriere, quell'altro invece è il Dio venuto a liberarci dalla prigionia. Quindi, secondo gli gnostici, i cristiani e anche i dodici nella visione tradizionale, i dodici apostoli, in qualche modo hanno frainteso un po' tutto, perché hanno capito molto bene l'elemento fondamentale, ossia il fatto che Gesù, questo sia per gli gnostici che per i cristiani, è un emissario celeste, è un essere divino. Gli gnostici non confutano l'idea che Gesù sia un'entità superiore, metafisica, aliena nel senso di proveniente dal mondo divino. Però aggiungono un tassello, ossia il fatto di quale Dio stiamo parlando. I cristiani, sovrapponendo il Dio dell'Antico e il Dio del Nuovo Testamento, fanno un gran pasticcio. Secondo gli gnostici, Gesù è stato inviato sì da Dio, ma dal Dio dello Spirito. Ed è stato inviato dal Dio dello Spirito per liberare l'umanità dalla prigionia di Yahweh, che per gli gnostici altri non è che una figura malvagia, come ho detto, quindi altri non è che, se vogliamo usare un linguaggio cristiano un po' attuale, il diavolo. Quindi questa figura demoniaca è il Dio dell'Antico Testamento, questa è un po' la rivoluzione. E quindi gli gnostici altro non fanno che rileggere a ritroso tutta la storia dell'Antico Testamento, rovesciandola completamente. Adamo ed Eva non erano in un Eden paradisiaco, secondo i testi gnostici. Ad esempio, l'Apocalisse di Adamo, che è stata la mia prima pubblicazione, che è uno scritto risalente alla fine del primo secolo d.C.,
ci propone Adamo ed Eva prigionieri dentro un prototipo di mondo prigione, prototipo di mondo prigione che è l'Eden. E quindi come ne vengono fuori? Ne vengono fuori grazie all'intervento del Dio celeste, o meglio, di un emissario del Dio celeste, che è proprio il serpente. E così mi ricollego al punto di partenza. Il serpente è il portatore della conoscenza. In qualche modo gli gnostici fanno leva su alcuni passaggi della Genesi che effettivamente sono arcaici e che la visione giudaico-cristiana tradizionale cerca di lasciare un po' in ombra. Ad esempio, abbiamo uno Yahweh che nel capitolo 3 dice all'uomo: non mangiate dell'albero della conoscenza perché se ne mangerete morirete. Poi, come ben sappiamo, l'uomo mangia dell'albero della conoscenza e non muore. Quindi i teologi si accapigliano per cercare di spiegare, ma certo, quella è una morte spirituale. Gli gnostici prendono il messaggio alla lettera e dicono: certo, Dio ha mentito, perché quello non è Dio, quello è il Dio carceriere che in qualche modo pone degli ostacoli fittizi. Non solo, ma effettivamente, se ben andiamo a rivedere, adesso mi addentro un secondo nell'Apocalisse di Adamo per spiegarvi il concetto di esegesi inversa, ossia di analisi a ritroso della Genesi che viene fatta dagli gnostici per capire come viene completamente rovesciata la visione dell'Antico Testamento. Il Dio del capitolo 3 della Genesi, quello del peccato originale, non sembra essere particolarmente onnisciente, perché quando Adamo ed Eva commettono quel che commettono, Dio ritorna nel giardino e si dice che intanto Adamo ed Eva sentono Dio passeggiare nel giardino, quindi addirittura sarebbe un Dio antropomorfo, con tratti umanoidi a quanto pare. Non solo, ma non è onnisciente perché deve giocare al detective per capire cosa è successo. Chiede alla donna cosa hai fatto, la donna lo rimanda ad Adamo, Adamo lo rimanda al serpente. In qualche modo deve indagare su ciò che è successo. Quindi siamo ad anni luce dal Dio del Nuovo Testamento, onnisciente, buono, misericordioso, compassionevole, anche perché dopo aver giocato al detective, aver capito cosa è successo, fioccano le sanzioni, fioccano i castighi. E quindi gli gnostici fanno emergere degli aspetti critici del testo ebraico e li ripropongono in chiave completamente rovesciata. Quindi questo è il Dio carceriere. Il serpente si è insinuato in questo disegno per liberare l'uomo dalla condizione di prigionia. E quindi la donna, che secondo secoli di tradizione, no, altri non sarebbe che, e così passo al mio secondo libro, che riguarda proprio le figure femminili, secondo il neognosticismo, Eva non è più la prima peccatrice per gli gnostici, ma al contrario è la figura che per prima ha intuito che qualcosa non funzionava, è la prima eroina che si è liberata dalla condizione di prigionia. Quindi in qualche modo abbiamo un mutamento. Eva è il prototipo, il primo e la prima gnostica. E quindi lo gnosticismo, ma qui ovviamente dovrei addentrarmi e non c'è il tempo di farlo, ma lascio solo così il cenno, poi per chi vuole si andrà a leggere Maria Maddalena e le altre dove mi soffermo più in dettaglio. La donna per lo gnosticismo è una figura di primissimo piano. Gesù avrebbe avuto una discepola prediletta, un'apostola al di sopra degli altri apostoli, che altri non sarebbe stata che Maria Maddalena. Non tanto amante quanto discepola spirituale ed erede. E nelle chiese gnostiche, adesso senza entrare sul se veramente fu così o no, questo, come ho detto, non abbiamo la macchina del tempo, non possiamo saperlo. Ma quel che sappiamo è che nelle chiese gnostiche esisteva il sacerdozio femminile. Le sacerdotesse gnostiche amministravano i sacramenti, battezzavano, avevano un ruolo di primissimo piano nella liturgia. Liturgia che era una liturgia, come ho detto, beh, fin dall'inizio, esoterica, molto diversa da quella cristiana. Era una liturgia iniziatica, era un movimento iniziatico. Veniamo all'ultimo tema, ossia, sì, vi ho detto tutto, ma come si salva quindi quest'uomo che si trova in condizioni di prigionia? Abbiamo detto non col sacrificio di Gesù, e allora come? Si salva, beh, lo dice la parola stessa, mediante la gnosis, mediante la conoscenza segreta, mediante l'insegnamento di Gesù.
La salvezza gnostica non è una salvezza legata alla condotta, all'etica, alle azioni, bensì è una salvezza che giunge dall'insegnamento segreto, magico, consegnato da Gesù all'umanità. Un'illuminazione che in qualche modo risveglia la scintilla che sta prigioniera all'interno dell'uomo e la conduce a evadere dalla prigione. Ancora una volta, gli gnostici si rivelano essere non soltanto eredi dell'insegnamento di Gesù, ma anche eredi della filosofia di Platone. In qualche modo il viaggio dell'uomo verso il ritorno a casa, quindi verso il Dio Padre, il Dio spirituale, è un viaggio che molto riecheggia quello del prigioniero della caverna che si libera, viene liberato dalle catene, esce fuori, vede la luce per la prima volta e scopre il mondo reale, quel mondo che non è la prigione illusoria in cui è stato tenuto chiuso tutta la sua vita, ma è un altro mondo, un mondo assoluto in cui non ci sarà la morte. Il sistema è complesso, e gli gnostici non fanno nulla per semplificarlo, perché questo è un ultimo passaggio che ritengo molto importante. Il cristianesimo nasce come una religione rivolta a tutti, ecumenica, rivolta all'umanità intera. Lo gnosticismo invece è una religione esoterica, chiusa, non orientata al proselitismo. Quindi capite bene che il dilemma su quale dei due movimenti abbia vinto, beh, dal punto di vista del marketing non c'è dubbio, non c'è testo, perché lo gnosticismo non nasce come una risposta universale ai problemi dell'uomo, ma nasce come un insegnamento per pochissimi eletti. Un maestro gnostico, Basilide, diceva che lo gnosticismo è una cosa che si rivolge a una persona ogni 1000, due persone ogni 10.000. A parte lo scarso senso delle proporzioni matematiche di Basilide, che a quanto pare aveva un gioco numerico non tanto chiaro nella sua mente, ma sicuramente sappiamo che lo gnosticismo è una religione per pochissimi. È una religione iniziatica che sparisce ben presto dalla scena, ma lascia un'importante tradizione dietro di sé. Tradizione che si consolida nei Vangeli Apocrifi. Questo potrebbe essere un po' il quadro in cui si muove il mondo dei Vangeli Apocrifi, che però, come abbiamo detto, è un mondo confinato tra il secondo e il quarto secolo d.C., un mondo esoterico, magico, iniziatico, molto suggestivo, ma che avrebbe tutte le carte in regola per restarsene lì, restarsene tra il secondo e il quarto secolo, anche perché con l'affermarsi della Chiesa e l'uniformazione, per non usare parole più cattive, del pensiero legata all'avvento della Chiesa cristiana e dell'autorità gerarchica del cristianesimo, ha fatto sì che tutti questi movimenti eterodossi scomparissero. Scomparissero con un grosso asterisco, perché in una parola il mio nuovo libro, Il Serpente e la Croce, esaminerà come in realtà lo gnosticismo non è affatto scomparso, contro ogni pronostico. Proprio perché è entrato così tanto in risonanza con i dilemmi, le ansie, i quesiti, i dubbi dell'uomo occidentale, da sopravvivere mutando la propria pelle, proprio come il serpente che è il simbolo dell'ognosticismo. Quindi l'ognosticismo si trasforma, cambia alcuni contenuti, si aggiorna, ma mantiene inalterata la sua identità. Qui bisognerebbe attraversare 2000 anni di storia e ovviamente ve ne risparmio, anche perché c'è un libro che parlerà di questo in libreria dalla prossima settimana, che appunto è Il Serpente e la Croce. Ma vi lascio qualche cenno. Il Corpus Hermeticum, gli scritti mitici attribuiti a Ermete Trismegisto, beh, questi hanno una forte componente gnostica. Andiamo più avanti nel tempo. I catari medievali. Beh, per qualche motivo che vado a esaminare nel libro, lo gnosticismo sopravvive, arriva al Medioevo e risorge nel cuore della Francia medievale, nel cuore della Provenza medievale. Ecco qui, Paolo, ti ho messo una domanda che hanno fatto proprio sui catari, quindi... Benissimo, quindi siamo perfettamente in tema, ottimo. Esatto. Allora, i catari sono un movimento neognostico che
riaffermano l'identità gnostica nel cuore della cristianità occidentale. La domanda mi chiede: tra i catari era prevista una forma di suicidio per inedia, l'endura lo aggiungo io, e da quanto so era considerata il punto più elevato della loro spiritualità. Questa pratica era già presente tra gli gnostici. Questo è un bel dilemma. Allora, anzitutto bisogna distinguere molto bene che cosa è mito da che cosa è storia. La pratica dell'endura ha avuto una grande risonanza nella retorica polemica del cristianesimo. In realtà, tra i catari, questa pratica era una pratica molto meno diffusa di quanto non realmente non avvenisse, solo che è stata molto enfatizzata dai polemici cristiani che in qualche modo cercarono di screditare il catarismo come una religione che conduceva l'uomo al suicidio. Qualcuno effettivamente l'endura la praticava, ma stiamo parlando di pochissimi e di una strettissima minoranza, una minoranza consapevole, e la pratica dell'endura non era né incentivata né decisiva per raggiungere l'illuminazione. Perché è vero che veniva condannata la materia, ma mai i movimenti gnostici, o quasi mai, prevedevano la distruzione del corpo materiale. Il pensiero gnostico non passa dalla distruzione del corpo, ma passa attraverso l'apprendimento, la crescita dell'uomo, mediante l'esperienza di prigionia nel mondo terreno. Quindi l'uomo deve usare al suo meglio gli anni che gli sono concessi nel mondo terreno. Quindi, rispondendo a bomba alla domanda, no, tra i catari sì, esisteva questa pratica che è stata veramente gonfiata dal cristianesimo, quando in realtà si tratta di un fenomeno di minoranza. Non è una pratica già presente nel mondo gnostico, assolutamente, non fa parte del DNA gnostico. Del resto, come dicevo prima, agli gnostici si rifà anche l'ermetismo che riemerge in età rinascimentale, che fa della vita terrena veramente qualcosa di sacro al massimo grado. Pensiamo a Pico della Mirandola. Sicuramente l'idea dell'umanesimo, che è un'idea gnostica, vede l'uomo come un'entità che, diciamo, ben lungi dal suicidio, dalle immagini tetre. In qualche modo l'uomo si realizza perfettamente entrando in comunione col mondo divino in maniera attraverso la pratica appunto della gnosi, della meditazione e quant'altro, però effettivamente non si realizza mediante suicidio. Altra domanda, i catari vedo che vanno alla grande, quindi vi rimando poi assolutamente al libro, perché dedico grande spazio al discorso dei catari. Quanto i catari odierni hanno in comune con quelli medievali? Bellissima domanda. Diciamo che i catari è plurale. Effettivamente i catari moderni, così come gli gnostici moderni, perché esistono delle chiese neognostiche, io tendo a essere molto negativo, poi qualcuno mi correggerà e va bene, ma fornisco il mio parere da filologo e da studioso dei testi. Molto poco. Molto poco, così come i neognostici hanno quasi nulla in comune con gli gnostici antichi. Ma sì, l'idea di fondo c'è, ovviamente c'è un far rivivere queste cose, però è un far rivivere contaminato da mille altre idee. Idee che sono New Age, sono ogni tipo di nuovo movimento. Ma sicuramente un'idea di fondo c'è, però sono veramente due creature molto differenti. Nel libro invito a più riprese a non far confusione tra antico e moderno, perché il rischio è dietro l'angolo. Io traccio un percorso dall'antico al moderno, sì, ma vedo di contestualizzarlo passo passo e quindi di vedere come il serpente, come dicevo, muta la sua pelle nel passare dei secoli. Venendo un po' più all'attualità, ma poi ovviamente se ci sono altre curiosità sui catari ci ritorniamo assolutamente volentieri dopo, volevo solo finire il percorso, quindi ermetismo, catari, faccio un passaggio su cui non mi soffermo oltre perché poi vi rimando direttamente al libro. Nel mondo islamico, in contemporanea con i catari, c'era anche un movimento gnostico là, il movimento degli ismailiti, che meglio conosciamo in Occidente come assassini.
quelli, permettimi il passaggio pop, quelli di Assassin's Creed. Beh, quelli sono un po' rivisitati, se, per dire poco. Ma comunque la setta storica degli assassini, quel movimento esoterico che terrorizzò a lungo i crociati durante le 8 crociate, quel movimento aveva un'ideologia fortemente gnostica. Io nel libro vado a entrare proprio nei testi e negli insegnamenti sacri degli assassini e vedo come effettivamente l'idea gnostica fosse presente anche qua. Lo gnosticismo prosegue sotto altre forme in età medievale, soprattutto nella Firenze, dei Medici. Sopravvive nel Faust. Faustus, del resto, non è che un epiteto che viene attribuito a Simon Mago, uno dei più importanti gnostici del panorama dei primi secoli. E quindi, quando nasce Faust, in realtà Faust non è altro che una rianalisi della figura dello gnostico. Inizialmente polemica, poi Marlowe, in Inghilterra, la rivisita. E quindi riporta lo gnosticismo di nuovo al centro, di nuovo in un'ottica completamente diversa. Andiamo avanti, incontriamo altre figure, incontriamo altri pensatori, altri intellettuali, buttiamogli un nome senza dire altro, William Blake, romantico, gnostico, figura che riporta lo gnosticismo al centro, ma in una chiave completamente diversa, il romanticismo ottocentesco. Di nuovo ci sarebbe da spendere fiumi di parole, ma passiamo ancora oltre, arriviamo al Novecento. All'ascesa della psicanalisi. Carl Gustav Jung esamina, va a fondo nei testi gnostici, anche perché durante la sua vita riemergono quei Vangeli apocrifi di cui si parlava prima, e propone lo gnosticismo in una chiave estremamente simbolica, estremamente esoterico-psicanalitica. Unisce l'esoterismo alla psicanalisi e fornisce una gnosi psicanalitica, in qualche modo, una rilettura della gnosi in ambito intellettuale, proprio nel senso di funzionamento dell'intelletto umano. E poi arriviamo a oggi. E oggi lo gnosticismo dove sta? Sta sotto molte forme. Io mi chiudo facendo una sola espressione, la cultura pop. Lo gnosticismo pervade la cultura pop. Musica, fumetti, film, telefilm, chi più ne ha più ne metta, ecco, libri, romanzi. E quindi in qualche modo nel libro attraverso questi 2000 anni di storia. Perfetto, Paolo, sei stato molto chiaro, ti ringrazio. Vedo che anche il pubblico sta reagendo con molto interesse e stanno fioccando anche le domande che però riprendiamo tra poco nell'ultima parte della conferenza. Adesso vorrei fissare io alcuni punti di modo da poter dialogare con te velocemente su alcuni punti, ecco. Inizio ricollegandomi a quanto dicevi tu sull'influenza che si può trovare in alcune dottrine platoniche che poi andò a influenzare lo gnosticismo. Mi è venuta in mente in particolare questa cosa, quando tu hai menzionato la frase di Genesi, ti guadagnerai da mangiare col sudore della tua fronte, no? Ripetiamo che per gli gnostici il Dio dell'Antico Testamento è questa sorta di demiurgo malvagio che tiene intrappolate le anime in questo piano dimensionale. Mi è venuto in mente questo parallelismo che si può fare con la tradizione ellenica dei cicli cosmici, in quanto anche lì si dice che inizialmente l'uomo viveva con gli dèi, con Saturno, nell'età dell'oro, no? E quindi lo stesso Esiodo o Ovidio parlano di questo passaggio dall'età dell'oro all'età dell'argento e quindi dal dominio da Saturno a Zeus, a Giove, no? E si dice proprio questa frase, si dice con l'inizio dell'età dell'argento nascono le stagioni e l'uomo deve anche coltivare il terreno per potersi nutrire. Quindi noi possiamo anche individuare un collegamento tra lo gnosticismo e questa idea ellenica che prima che nascessero le stagioni, che nascesse anche la distinzione dei sessi tra maschio e femmina e anche la stessa morte, prima l'uomo nell'età dell'oro era in una condizione, diciamo, preterumana e anche di puro essere, insomma, era la sola scintilla di luce, no? Correggimi se sbaglio. Assolutamente, no, hai colpito in pieno un aspetto fondamentale perché, di cui parlo nel libro, anche perché
Come se non bastasse ai 2000 anni di cui vi ho parlato finora, il libro ne copre 2005, ma non l'ho scritto del titolo perché sennò l'editore si spaventava, perché in qualche modo vado anche a ritroso. Come nasce il gnosticismo? Beh, la radice, io individuo tre radici. Una radice, delle altre vi rimando al libro, ma la radice più interessante, più affascinante è quella che citava sicuramente Marco, ossia il mondo greco-ellenico. E soprattutto non tanto la religione olimpica, ma quella che hai citato tu, ossia la visione misterica dei culti orfici, che in qualche modo ci propone, ma anche appunto anche lo stesso Esiodo in qualche modo ci propongono quest'idea dei cicli e del passaggio di decadenza graduale delle ere, da un'era all'altra a discendere. Il passaggio dall'età dell'oro all'età dell'argento segna esattamente un parallelismo perfetto con quello che è il pensiero gnostico, quindi l'uomo che inizia a lavorare, a soffrire, e non a caso muta padrone, perché in qualche modo abbiamo un altro Dio che si sostituisce al primo Dio, e questo segna l'avvento di una vita differente, una vita molto più dolorosa e molto più negativa. Sicuramente questi temi che tu affronti, che tu hai messo in luce, sono fondamentali nel gnosticismo. E non solo, ma una figura, perché effettivamente abbiamo parlato di tutti meno che di lui. Questa figura che trovate un po' tutto attorno a noi, nel riquadro, penso che si veda proprio al riquadro così, questo tizio con la frusta, altri non è che Abraxas, una figura fondamentale nel mito gnostico. Adesso anche lì c'è un libro apposta che ho scritto a quattro mani con Igor Caputo, a cui vi rimando, ma voglio farvi un cenno. Questo Abraxas è proprio il garante dell'equilibrio tra il mondo inferiore e il mondo superiore, il garante dell'equilibrio tra questi due cicli. Bene, il mondo greco, oltre ad avere tutti gli elementi di cui hai parlato tu, Marco, ha anche un Abraxas. In qualche modo esistono delle figure di Dio cosmico che governa sia il cielo che la terra e che fa da intermediario tra questi due mondi, anzi tra i tre mondi, perché nel mondo greco ci sono anche gli inferi, c'è anche l'Ade. E abbiamo queste triplici divinità, triplici nella loro struttura, quindi con la testa celeste, il corpo intermedio e le gambe infere, serpentine, che ricorrono dal mondo greco al mondo gnostico. Io, più che addentrarmi, assolutamente hai centrato in pieno il tema, da storico cerco sempre di rispondere a un'altra domanda, ossia: ma come mai tutti questi parallelismi, tutti questi punti di contatto? Beh, dove nasce lo gnosticismo? Non nasce in Palestina, per la precisione, anche se abbiamo parlato finora di Gesù, di ebraismo, di Genesi. Nasce in Egitto nella comunità giudaica presente in Egitto, quindi questi la religione ebraica la masticavano alla perfezione, ma è una cultura molto più grecizzata, molto più cosmopolita per effetto dell'ellenismo e soprattutto per effetto della presenza della biblioteca di Alessandria d'Egitto, che in qualche modo permette, veicola un incontro di culture tra Oriente e Occidente. Lo gnosticismo è una... A me non piace parlare di religione, perché non è una religione istituzionale, ma diciamo è un pensiero religioso dotto che fa incontrare questi molti aspetti antropologici, che hanno sfumature di ogni tipo. Hanno sfumature molto occidentali, come queste di cui tu hai parlato, ma hanno anche al contempo sfumature molto orientali. E quindi influssi persiani di ogni genere. Sicuramente questo è un elemento fondamentale. Elemento che poi permette un suo ritorno di fiamma nella cultura occidentale, senz'altro. Bene, io adesso mi riallaccerei, ho visto un commento che anticipa una domanda che ti volevo fare, quindi lo mostro subito. Il ruolo del serpente nello gnosticismo deriva solo da un riutilizzo del mito edenico o anche un legame con qualche altra tradizione che riconosca un ruolo iniziatico e culturale ai serpenti? Ti dico subito che io leggendo questa domanda, ma anche prima, ho pensato alla teosofia, perché la Blavatsky, Madame Blavatsky, parla proprio di questi serpenti di saggezza, draghi di saggezza, che lei riconnette a queste potenze
sovrumane giunte nella nostra dimensione, addirittura l'uomo stesso, l'Homo sapiens, diciamo, nascerebbe dall'azione di queste signori della fiamma di Venere, ecco, come le chiama lei talvolta. Cosa ne pensi? Ma allora, premesso che il pensiero di Madame Blavatsky poi va anch'esso contestualizzato in un'epoca molto particolare, che è quella appunto del 1800, quindi di un esoterismo molto più moderno. Però effettivamente avete entrambi ragione, sia Francis Starck che fa l'intervento, sia tu Marco. Il ruolo del serpente dello gnosticismo non deriva soltanto da un riutilizzo del mito edenico, che pure è fondamentale, ecco, ed era il tassello che ci tenevo a lanciare questa sera, ma attraversa tutta una serie multiforme per la realtà, plurima, di tradizioni che vedono nel serpente il portatore della conoscenza. Abbiamo il serpente che governa il ciclo dell'universo, di cui hai parlato poco prima tu, quindi quando hai detto, in qualche modo hai parlato di questo mito dei cicli cosmici. Beh, il ciclo per eccellenza è rappresentato dal serpente Ouroboros, il serpente che si divora la coda. Abbiamo dei serpenti mitici portatori di conoscenza. Abbiamo per chi, di nuovo, torniamo un attimo in Grecia, per chi si ricorda i culti misterici, beh, sappiamo benissimo che i misteri di Bacco, di Dioniso, avevano il serpente al centro, ed era anche questo, in questo caso, un serpente che veicolava la conoscenza. Il serpente, io adesso non voglio, ma non per pigrizia, ma per non far torto a nessuna tradizione culturale, ha un ruolo molto importante, non tanto in Grecia e in Palestina, ma io preferisco parlare di una figura fondamentale che è il serpente, portatore di conoscenza e figura iniziatica nel mondo mediterraneo, nella sua interezza. Questo non per amor democristiano di non dimenticare nessuno, ma perché effettivamente l'idea del serpente come figura iniziatica, culturale, appunto, questo ruolo iniziatico culturale del serpente, permea tutto il Mediterraneo, permea trasversalmente tutto il Mediterraneo. Io vado a fare qualche riflessione su questo nel libro, ma effettivamente è un tema su cui meriterebbe ulteriore approfondimento. Lo stesso Abraxas ha i piedi di serpente. Piedi di serpente che si rifanno al mondo infero, ma infero in quanto negli inferi c'è la conoscenza celata che sta nascosta. Io voglio lanciare lì una provocazione pop, proprio perché nel libro io sostengo la tesi di fondo del libro, è che tanti di questi temi esoterici arrivano nel mondo contemporaneo. Volete una bellissima spiegazione, analisi della figura del serpente dal mondo antico al mondo contemporaneo? Beh, sorprendentemente un saggio del genere in questo momento non c'è. La trovate in un fumetto. Adesso mi dite, ma tu sei impazzito? No, Alan Moore, lo scrittore nonché fumettista, nel suo fumetto gnostico Prometea, che è un'opera che rielabora lo gnosticismo in chiave moderno, conclude proprio il fumetto con una digressione sistematico-saggistica, quindi chiude la narrazione e apre un capitolo saggistico, esaminando il trasformarsi del simbolo del serpente da un'epoca all'altra, con tutte le suggestioni della Madame Blavatsky, dell'idea dei due serpenti intrecciati, perché ovviamente un altro tema che non ho toccato, Hermes, messaggero e quindi portatore di conoscenza per eccellenza, perché è colui che porta il messaggio celeste, ha come simbolo il caduceo, caduceo che è ancora una volta è un serpente, ha un serpente avvolto intorno. Asclepio, anch'esso è legato ai serpenti. Insomma, veramente è onnipresente questa figura del serpente. Ed è una figura suggestiva che in qualche modo connota in tantissime culture l'idea di conoscenza segreta. Andare a vedere da dove nasce è veramente complessa, ma lo stesso Fanes, il dio cosmico che rompe l'uovo, mediterraneo e pre-cultura greca, greca arcaica,
anch'esso ha il serpente avvolto intorno, quindi di nuovo il dio del cosmo ha il serpente, simbolo di conoscenza. Insomma, assolutamente sì, andare a vedere tutto da dove venga il serpente è veramente qualcosa di incredibile e di impossibile, secondo me. Quel che è affascinante è che gli gnostici sono consapevoli di questa tradizione millenaria, la sovrappongono un'interpretazione completamente diversa, che è quella della Genesi, e la amalgamano insieme. Ecco, l'idea che il serpente della conoscenza sia lo stesso che compare nella Genesi, quella è la novità gnostica. È quello di cui... Bene, mi permetto di intervenire un attimo, vai, perché tu hai detto che non esiste un saggio sul simbolismo del serpente e del drago, e invece, sorpresa, annuncio a tutti che l'ho scritto io qualche anno fa. E quindi adesso lo lascio in chat, così potete, chi è interessato può... può vedere il link che metto, si intitola, dovrebbe essere uscito, eccolo qua, L'era del serpente, il serpente e il drago, morfologia del simbolismo fidico, è stato pubblicato da Italian Sword and Sorcery in un albo che si intitola Mediterranee, e qua vedo che ho un po' sputtanato i link in chat, vabbè, li aggiungerò dopo in descrizione al video di YouTube, perché su Axis Mundi potete leggere due estratti di questo saggio, che è un saggio molto lungo, sulle 40 pagine. Gli estratti che ho pubblicato su Axis Mundi, leggibili al pubblico, riguardano proprio sia il simbolismo dei due serpenti intrecciati, come dicevi tu, del caduceo, e sia anche l'altro estratto che ho pubblicato, che riguarda appunto il serpente arcobaleno nella tradizione australiana, i naga in quella indiana e la fata melusina in quella medievale europea. Sono tutti personaggi a metà tra l'antropomorfo e lo fidico, diciamo, che nelle tradizioni antiche sono sempre legati sia al mondo infero, ctonio, appunto dove si trova la conoscenza sottile, la conoscenza segreta, ecco. Quindi poi aggiungerò questi link anche al video, di modo che chi può essere interessato può subito andare a rintracciarli. E continuerei con un altro punto che mi ero segnato. Tu hai parlato della tradizione egizia, ma nei tuoi libri mi pare di capire che lo gnosticismo abbia dei punti di contatto anche con la tradizione iranica della Vesta, soprattutto questa visione manicheista tra Ahura Mazda e Ahriman, che sono appunto il dio della luce e il dio della materia, diciamo. Però quello che si potrebbe individuare una differenza tra le due tradizioni, cioè che nella tradizione iranica è Ahura Mazda, il dio della luce, è il cosiddetto Deus Oziosus, no? È il dio, che, come dice Mir Sheliade, che appunto, non lo so, tu ci vedi una differenza, oppure anche nello gnosticismo effettivamente così? Il dio di luce è un dio ozioso, non si può raggiungere direttamente, no? Bisogno di intermediari per raggiungerlo, che ne pensi? Ma allora, questo senz'altro, anche se non enfatizzerei tantissimo questa dimensione, perché alcune evoluzioni successive del gnosticismo vedono anche qua un dio irraggiungibile. Penso ad esempio a quel che succede nel mondo giudaico. Nel mondo giudaico, dopo lo gnosticismo, per effetto del gnosticismo, si diffonde una gnosi giudaica, che è la Merkavah, un movimento interno alla Kabbala medievale, che in qualche modo pone anche lì un dio irraggiungibile, un uomo che cerca di raggiungerlo tramite intermediari. Quindi questo sì. Però sicuramente, come dire, la radice persiana dello gnosticismo pone un dio molto lontano dall'uomo. Sicuramente... passami questa immagine molto terra terra, ma se lo gnosticismo lo vogliamo ricondurre a un cocktail, la sua dose, la sua parte persiana è proprio quella che pone l'uomo e Dio molto molto distanti, e quindi che vede tanti intermediari. Però effettivamente già in alcuni scritti gnostici abbiamo l'uomo che non può raggiungere Dio. Nell'Apocalisse di Zostriano, ad esempio, che trovate edita da nessuna parte, perché in Italia le traduzioni stanno andando molto piano, nonostante sia disponibile già da una settantina d'anni a livello di scoperta archeologica, Dio è irraggiungibile e Zostriano, questo profeta, attraversa i cieli fin dove gli è concesso e conosce i suoi intermediari.
Quello però che è un aspetto curioso è come nel mondo persiano Ahura Mazda e Ahriman in qualche modo sono due forze in conflitto, ma effettivamente c'è un cambiamento di prospettiva radicale. Questo secondo me è l'aspetto più originale, la vera differenza. Secondo l'antica religione mazdeista, quindi quella di Zoroastro, Ahura Mazda genera una creazione, genera qualcosa di tangibile. Il male, Ahriman, non è in grado di produrre alcunché perché è infruttuoso. Quindi, ontologicamente, sostanzialmente, nell'antica religione persiana, ciò che ci circonda, il mondo creato, è buono, è benigno. Il male e la morte sono delle crepe in questo mondo perfetto che giungono dagli assalti di Ahriman, del gemello cattivo, che non è in grado di creare nulla e quindi, mosso da gelosia, va a martellare il castello di sabbia creato dal fratello creativo, che è Ahura Mazda. Quindi, in qualche modo, il mondo in cui viviamo, per la religione persiana, è sostanzialmente buono, danneggiato da assalti della tenebra, ma buono. Questo per quanto riguarda la religione persiana antica. Poi abbiamo lo gnosticismo. E poi dopo, lo gnosticismo che cosa fa? Esattamente come l'uomo gnostico, torna a casa, se ne torna in Persia, tramite Mani. Mani rinnova completamente la religione zoroastriana e crea il manicheismo. Allora sì che nel manicheismo abbiamo un mondo prigione e un mondo celeste, ma questo non è un elemento persiano, è un elemento diffuso in Persia, ma è una forma di gnosticismo di ritorno. La gnosi torna in Persia, per la verità all'inizio neanche con tanta fortuna, perché Mani nella sua vita fece una brutta fine. Mani venne giustiziato dai suoi rivali a corte che erano zoroastriani. Però in qualche modo il manicheismo, la religione gnostica della luce, che si diffonde ed è un'altra di quelle catene che permettono la prosecuzione del pensiero gnostico fino a oggi, su cui mi soffermo di nuovo nel Serpente della Croce, che quindi come vedete è un coacervo di tantissimi temi, quello si propone il mondo come creazione malvagia. E lì sì c'è il discorso che dici tu, Marco, della enorme distanziamento tra l'uomo e il Dio ozioso, il Dio irraggiungibile. Per cui è un elemento persiano che però riattinge allo gnosticismo stesso. Non so se vi spiego. Abbiamo la Persia antica prima, intesa come religione zoroastriana, lo gnosticismo che è quello che si inventa l'uomo, il Dio irraggiungibile e le ipostasi intermedie, che poi ritornando in Persia sotto forma di manicheismo radicalizza ulteriormente questo passaggio. Ecco, quindi è un po' un'evoluzione, un cammino ciclico pure quello. Ecco. È stato molto chiaro, grazie. Allora, leggerei ancora qualche appunto dal pubblico prima di passare a un altro argomento. Senza commentare eccessivamente, giusto, la Kundalini è rappresentata sì da un serpente e io personalmente la metto in relazione anche al discorso sul caduceo, no? Ci sono le tre vie anche nella tradizione induista, in cui quella centrale Sushumna è appunto la congiunzione delle due vie laterali, oppure si può anche menzionare l'albero della Kabbalah, no? Che è formato da tre colonne, no? Giustamente un altro appunto che volevo passare sempre sul serpente era quando dice odiosamente, potrebbe sembrare un'inezia, ma per capire quanti serpenti abbia permeato il mondo mediterraneo su più livelli, basti pensare che fino a 20 anni fa era uso comune regalare alle ragazze che diventavano signorine un anello d'oro a forma di serpente, con un rubino come occhio. Questo è molto interessante anche perché anche l'anello stesso, quando viene scambiato tra le coppie di sposi, tradizionalmente sta a significare proprio l'egida di Saturno, cioè il dio del tempo che lega appunto gli sposi sotto il suo segno, e quindi c'è sia l'idea dell'uroboro, c'è sia l'idea del legame e tutto quanto. Un terzo commento che ci scrivono sui serpenti di Giancarlo Pitaro, che fa menzione di San Domenico Abate, il santo dei serpari. E qua è molto interessante perché comunque in tutte le tradizioni, pensiamo anche a quelle degli indiani d'America, degli australiani, ma anche poi nel cristianesimo medievale, rimangono queste feste del serpente
E spesso ci sono proprio dei sacerdoti, anche se le feste diventano cristiane, appunto i sacerdoti di questo tipo di culti riescono a maneggiare i serpenti senza avvelenarsi. Insomma, sono delle tradizioni che noi ritroviamo anche in India, per esempio, o in Estremo Oriente, insomma, sono culti diffusi in tutto il mondo, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono figure, sono temi veramente universali. Io mi permetto solo una piccola precisazione perché non voglio cavalcare l'entusiasmo, vendendo una cosa che non è. Allora, se cercate un buon saggio sulla simbologia del serpente, fate riferimento a quello che vi ha consigliato Marco. Che personalmente non conoscevo, ma io vado alla cieca perché tutto ciò che scrive Marco è veramente ottimo. Il mio serpente da croce non si addentra così a fondo nella simbologia del serpente, perché io utilizzo il serpente e la croce come due simboli per raccontare 2000 anni di storia dello gnosticismo. Quindi non vado a entrare più di tanto nella simbologia del serpente. Io questo ci tengo per. Non, come dire, non vorrei poi che mi piombasse la recensione su Amazon negativa dicendo, ma no, la mia idea è quella di raccontare l'evoluzione dello gnosticismo storico attraverso 2000 anni, che sicuramente ripropone in più occasioni il simbolo del serpente. Ma il serpente di cui parlo io è lo gnosticismo stesso, che si evolve mutando la propria pelle, ecco. Quindi ci tengo a fare questa precisazione. Bene, bene, qui mi nominano anche la festa popolare dei serpari di Cocullo in Abruzzo, che appunto si lega a quanto stavamo dicendo. E poi, già che ci siamo, leggiamo anche questo commento che mette in relazione e chiede: ci può essere un nesso tra Abraxas, l'iconografia di Abraxas, e quella del basilisco con la testa di gallo? Cosa ne pensi tu? Può Assolutamente, essere ma derivato. allora bisogna dire una cosa. Nel mondo tardo antico, nei primi 3-4 secoli, abbiamo un proliferare di queste figure ibride, ibride sia dal punto di vista umano-animale, sia ibride dal punto di vista della sovrapposizione di più divinità e di più epiteti di divinità, epiteti inteso come attributi, di più attributi di divinità differenti, proprio per effetto di quell'enorme prima globalizzazione, bisognerebbe chiamarla così, che venne portata dall'impero romano sull'onda del calderone ellenistico. Quindi effettivamente al tempo dell'antica Roma entrarono in contatto tantissime culture, tantissimi popoli diversi che fino a quel tempo non avevano avuto occasione di parlarsi, di comunicare. Il Mediterraneo diventa un piccolo stagno in qualche modo. Allora, sicuramente sì, ma io vi assicuro che quando vado a parlare di Abraxas, in qualche modo vado a fare una forzatura e una semplificazione, così almeno domani abbattiamo le vendite del libro. No, ma perché? In qualche modo, più che un Abraxas, abbiamo tanti Abraxas, tanti amuleti, tanti sigilli, che vanno in tante direzioni diverse. Una di queste va sicuramente nella direzione del basilisco con la testa di gallo, altre no, perché abbiamo un Abraxas con la testa di leone. Quindi la risposta è assolutamente sì, per quanto riguarda quella particolare ramo di Abraxas che va in quella direzione lì e che si evolve nel basilisco con la testa di gallo. Altre versioni di Abraxas assolutamente no. Ecco, come dico sempre che non esiste lo gnosticismo, ma esistono gli gnosticismi, ecco, penso che non esista l'Abraxas come divinità, ma esistono gli Abraxas, intesi come varie entità mitologiche dalle sfumature molto differenti, con alcuni aspetti accomunanti, e una di queste va sicuramente nella direzione del basilisco, quindi del basilisco con la testa di gallo, senz'altro questo, poi nei bestiari medievali è per grande fortuna, senz'altro. Bene, allora a questo punto io passerei all'ultimo macro argomento in questi ultimi 20 minuti di cui vogliamo parlare, cioè l'influenza di queste suggestioni gnostiche nel mondo contemporaneo, nel mondo pop contemporaneo, cioè a Hollywood, no? Film, serie TV. C'è stato molto interesse sul sito, su Axis Mundi, quando abbiamo parlato di Twin Peaks in questa luce, no? Una serie TV epocale di David Lynch e Mark Frost, come il pubblico ben conoscerà,
presenta diverse suggestioni gnosticheggianti, no? A partire dalla loggia nera. Cosa ci puoi dire su questo? Tu hai trattato il tema, come abbiamo già ricordato nella tua opera, Pillola Rossa o Loggia Nera. Cosa ci puoi dire a riguardo? Allora, la gnosi nel mondo contemporaneo è pazzesco perché è veramente pervasiva. Io mi rendo conto che quando affrontai Pillola Rossa, quando scrissi Pillola Rossa o Loggia Nera nel 2016, anno non da poco perché era l'anno della terza stagione di Twin Peaks, quindi riuscii a commentare Twin Peaks appena uscito già nel libro facendo delle nuotate insonni con la tazza di caffè dell'agente Cooper. Effettivamente avevo esaminato e trovato molte suggestioni gnostiche nel cinema nel senso più ampio possibile, contemporaneo, cinema e serie TV. Beh, ovviamente David Lynch padroneggia molto bene la simbologia gnostica. Non parliamo di Mark Frost, che è un grande appassionato di teosofia e di argomenti di cui abbiamo parlato prima. Quindi stabilire un legame tra Mark Frost, che è un esperto di gnosticismo, e i telefilm, beh, questo è palese, ecco. Ma anche Lynch stesso, nel libro vado a commentare, per esempio, il suo film d'esordio, I Resered. E commentavo anche, poi è rimasto un capitolo tagliato, Mulholland Drive, un altro suo film che ha molto gnostico nella sua struttura. Effettivamente Lynch ci propone in questo telefilm tantissime suggestioni gnostiche, ma dall'idea appunto dell'uomo prigioniero nella loggia nera, che è il nostro protagonista, l'agente Cooper, che sconta 20 anni di prigionia in una dimensione oscura, all'idea della conoscenza iniziatica che giunge mediante sotto forma di scintilla, ma addirittura l'idea dei due mondi, le due logge in contrasto tra loro, la loggia bianca e la loggia nera, l'idea del messia che è un messia femminile, Laura Palmer, che viene creata mediante una scintilla divina che nel famigerato episodio 8 della terza stagione discende giù a fronte dell'avvento del male nel mondo, segnato proprio dal cataclisma della bomba Sì, atomica. In qualche dall'atomica, modo, i esatto. demoni si insinuano nel mondo terreno e le forze celesti mandano giù una scintilla per redimere l'umanità. Quanto c'è di più gnostico di questo? È la riproposizione del mito gnostico di Sofia, di cui questa sera non abbiamo parlato, ma di cui Vero. troverete tutto in quasi qualsiasi dei libri che ho citato. Vi rimando ancora al Serpente della Croce perché è l'ultimo, ma ne parlo anche in Pillola Rossa. È anche Abbiamo. curiosa, scusami, è anche curiosa Vai, vai. una frase che viene detta in Twin Peaks dal vice sceriffo, quello nativo americano, se vi ricordate. Lui dice che un tempo effettivamente esisteva sia la loggia bianca che la loggia nera, invece adesso esiste solo la loggia nera in qualche modo. La loggia bianca è stata come assorbita o comunque non era più raggiungibile dal nostro piano dimensionale, no? E questo è un tema tipicamente gnostico, ma non solo, è un tema che riguarda l'intera storia della religione, in cui appunto quando nelle tradizioni antiche si parla della fine dell'età dell'oro, del dream time, eccetera, si dice appunto che c'è stata un'interruzione di comunicazione tra il nostro mondo e il mondo superno, no? E di conseguenza solamente la loggia nera rimane accessibile, che appunto è il mondo infero, il mondo ctonio, e qua si potrebbe anche iniziare un mini discorso anche sul viaggio dello sciamano nel mondo infero, no? Certo, certamente. Mentre la loggia bianca, quando nella terza famigerata stagione riusciamo a vederla, è separata da un oceano viola. Esatto, Quindi è esatto. irraggiungibile, E anche se tra adesso la l'altro vediamo, ed è questo oceano raggiungibile mediante viola, la gnosi. Sì, mediante la gnosi. questo oceano viola ricorda il mauve, no? È quella dimensione Sì. color porpora di cui parla anche Kenneth Grant, questi autori, no, della Chaos Magic, parlano in Da'at, che è appunto il Sefirot invisibile dell'albero cabalistico, la descrivono come questo mare di porpora, che ricorda effettivamente tantissimo la che mi ci fa pensare questa immagine nella terza stagione di Twin Peaks. Assolutamente sì. D'altronde, sia Lynch che Frost, chi ha modo, no, chi un po' sulla teosofia, un po' sulla meditazione trascendentale, comunque sono entrambi molto appassionati di questi argomenti.
Se no, quali altri film si possono portare come esempi di gnosticismo, ecco, pop? Andiamo ancora più sul pop, in effetti, perché comunque Lynch si porta dietro l'aura di autore di cinema difficile, se vogliamo. Mm-hmm. In realtà, anche opere molto più accessibili, penso alla trilogia di Matrix. La trilogia di Matrix, effettivamente, altro non è che una traduzione in termini fantascientifici di quello che è lo gnosticismo, ma per voluta ammissione degli autori. Cosa c'è di più gnostico che l'uomo prigioniero in un mondo virtuale, l'ho detto prima, in questo caso virtuale per davvero, nel senso di un programma del computer, che cerca di evadere ma è tenuto prigioniero da un demiurgo malvagio, un architetto malvagio, e dai suoi agenti o arconti, a seconda se vogliamo chiamarli col termine del film o col termine antico. Io nel Pillola Rossa e Loggia Nera vado a decodificare Matrix, passo tutti i personaggi in rassegna e vedo come volutamente gli autori abbiano tradotto il mito gnostico in chiave cinematografica. Vogliamo andare sulle serie TV? Beh, non c'è esempio migliore che Westworld. Westworld di Jonathan Nolan e Lisa Joy effettivamente ci propone, in questo caso non l'uomo prigioniero, ma l'uomo come carceriere, l'uomo come maligno, e una nuova generazione di esseri, questi androidi, questi uomini senzienti, che in qualche modo dentro di loro hanno una scintilla di vera luce che li conduce al di fuori della prigioniera, della prigionia nel mondo terreno. Insomma, di temi gnostici nel cinema ne troviamo tantissimi, nelle serie TV ne troviamo tantissimi. Faccio solo un cenno di passaggio alla bellissima serie televisiva Dark, serie televisiva tedesca di Netflix, in cui anche lì, soprattutto nella sua conclusione, abbiamo un proliferare di temi gnostici, di mondi di prigione che devono essere superati per raggiungere un mondo superiore, perfetto, irraggiungibile. Ora, qua viene nominato, ecco, anche Philip K. Dick, no? Stavo per arrivarci, perché come dicevo, in Pillola Rossa io ho condotto l'analisi sul mero linguaggio cinematografico, perché quello era un libro che parlava di cinema e gnosticismo. Nel Serpente e la Croce vado a fare un'analisi di tipo differente, ossia vado a prendere tutta la cultura pop contemporanea e risalgo alcune grandi figure fondative. Per quanto riguarda la fantascienza, prima del cinema ci fu il testo scritto, e quindi il padre dello gnosticismo fantascientifico, sia esso in forma di romanzo, sia esso in forma di Matrix, di Westworld, di tutto quel che si vuole, è Philip Dick. Philip Dick non è solo che i suoi libri possono essere collegati allo gnosticismo, è molto di più. Philip Dick scrisse un'opera, non è un'opera, scrisse degli appunti, scarabocchiò compulsivamente una serie di appunti che confluirono a posteriori in quell'enorme zibaldone di pensieri completamente asistematico che è l'esegesi. L'esegesi, che in realtà è un'esegesi molto particolare perché spiega molto poco, ma è una sorta di diario quotidiano di Philip Dick. Parallelamente all'esegesi, scrisse una trilogia di romanzi mai adattati, apro parentesi, dignitosamente, chiudo parentesi, perché esiste un adattamento, ma non lo citerò sicuramente in questa sede perché è qualcosa di indegno, che è la trilogia di Valis. Nella trilogia di Valis, che è un'opera fantascientifica, l'esegesi, che invece è un'opera personale biografica, un diario personale di Dick, compare in quanto dentro Valis è presente un personaggio che si chiama Philip Dick. Forse sono presenti due personaggi che si chiamano Philip Dick, ma non vorrei rovinarvi la lettura del romanzo. Comunque, la trilogia di Valis è una sorta di romanzo fantascientifico autobiografico. Sia nell'esegesi, sia in Valis, non è solo che ricorrono temi gnostici, ma i protagonisti si imbattono nei Vangeli stessi di Nag Hammadi, i Vangeli gnostici, e scoprono come nella fantascienza contemporanea ci sia
un richiamo che promana direttamente da laggiù, proprio perché gli gnostici non sono mai venuti meno e i loro persecutori non sono mai venuti meno. Infatti, la frase chiave, il mantra di Dick era "The Empire never ended", l'impero non è mai finito. Laddove l'impero non è quello di Darth Vader e delle sue truppe in guerre stellari, ma è l'impero romano, l'impero del male per eccellenza, che opprimeva gli gnostici. Bene, secondo Dick, l'impero romano non è mai venuto meno. E per impero romano intendiamo una visione neognostica in cui a capo dell'impero romano non c'è l'imperatore Nerone, piuttosto che non Caligola, ma c'è un demiurgo malvagio, un demone che comanda l'impero romano. Dick in qualche modo vede una prosecuzione di questo impero sotto varie forme. Non a caso, una delle opere più gnostiche di Dick, se non siete dei lettori, se siete lettori andatevela a leggere, ma se non siete dei lettori fatevi Amazon Prime e guardatevi The Man in the High Castle, che in italiano è edito come la svastica sul sole. È un'opera che propone lo gnosticismo applicandolo all'epoca, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale. Non è proprio così, è un'ucronia distopica. Quindi siamo negli anni 70 in un mondo in cui i nazisti non hanno mai perso la Seconda Guerra Mondiale. Ma comunque ci viene proposto ancora una volta uno schema gnostico. Cito soltanto quella che secondo me è la perla gnostica per eccellenza nella letteratura di Philip Dick, il romanzo Ubik. Bellissimo, splendido, Guarda, in cui giusto, ho tutti i giusto nostri. pubblicato in chat adesso l'articolo dedicato proprio a Ubik su Axis Mundi, scritto da Andrea Casella, quindi chi fosse interessato può andare a leggerlo. Un'altra cosa Molto. volevo mettere in risalto di Dick, che non si tratta solo delle sue opere, ma anche lui biograficamente ebbe delle esperienze, no, mistiche, diciamo, e lui si rese conto di vivere in una sorta di prigione virtuale in qualche modo. Sono state delle esperienze che lui fece anche grazie a sostanze psicotrope, insomma, di cui lui fece esperienza. Quindi non si tratta solo di fantascienza o narrativa, ma lui in qualche modo in questi romanzi mise delle sue esperienze reali che aveva vissuto comunque. Assolutamente. E infatti, quando prima citavo Valis e citavo l'esegesi, tutti e due i racconti, sia quello narrativo, fittizio, sia i suoi appunti, partono dal giorno in cui Dick dice di aver ricevuto un'epifania, un'illuminazione gnostica. Ma questo nel mondo reale, per davvero. E quindi lui sostiene di avere un incontro mistico, di natura mistica, come leggo proprio nel commento di sotto, tramite la visione di un raggio rosa che scaturiva dal simbolo del pesce. Veramente non è un continuo rimandare al serpente e alla croce, ma obiettivamente ho fatto tutta un'analisi molto approfondita di questa cosa nel libro che troverete. Mimesis, soltanto di recente, ha pubblicato anche un libro dedicato a Philip Dick, che non ho ancora letto, ma immagino faccia da ideale complemento di lettura, ecco, in questo caso. Sicuramente quindi Dick è un mistico, una figura che non parla solo di gnosticismo, ma fu gnostico egli stesso. Ma lo ammise anche in alcune conferenze stampa, in alcuni incontri con la stampa, disse: "Per la verità non mi fa piacere, ma devo ammettere di essere più gnostico di quanto io stesso non possa ammettere", e cita proprio il gnosticismo. Altra figura che fece lo stesso percorso, e qua apriremmo un portale infinito, è Alan Moore, il fumettista che ho citato in precedenza. Alan Moore dice di aver avuto sostiene di aver avuto egli stesso un incontro mistico con un'entità trascendente, dalle sembianze di, indovinate bene, serpente, perché il serpente ci insegue questa sera, il serpente Glicone, ellenistico, che però è un serpente Glicone un po' sui generis, perché il serpente che appare a Moore gli rivela una conoscenza gnostica, ancora una volta. E Moore infonde in tutte le sue opere fumettistiche e letterarie, in ambito fumettistico, penso a Watchmen, penso soprattutto a Prometea, penso anche a Swamp Thing e a Constantine, quindi al mondo della DC Comics, tanti temi gnostici. Nel libro vado a esaminare in dettaglio Prometea, che è un fumetto estremamente affascinante e molto sottovalutato,
ma parlo anche di Swamp Thing. Swamp Thing effettivamente è un coacervo di gnosticismo a tutti gli effetti. Marco. Ragazzi, mi sentite? Eccomi, mi sentite? Scusa, Paolo, Ok. è andata via la luce a tutto l'appartamento. Scusate, sto utilizzando la connessione del telefono. Tanto comunque mancavano pochi minuti, ecco, mi sono riconnesso per Bene, dirvi bene. questa cosa. Le tenebre avanzano anche Scusate nel mondo. veramente di questo contrattempo. Comunque, grazie Paolo, sei stato molto chiaro, ti ringrazio a nome di tutti, ho visto che ha fatto molto successo la tua presentazione, la tua conferenza, ringrazio tutti voi che avete seguito, siete stati tantissimi fin dall'inizio, quindi adesso ti lascio a te per le ultime parole, grazie ancora a tutti. Allora, io chiudo proprio con un ultimo passaggio, riagganciandomi al discorso di prima, ma giuro sarò breve. Vi ho parlato dello gnosticismo nel mondo del cinema e della fantascienza. Vi ho parlato dello gnosticismo nel mondo del fumetto, che poi troverete declinato sotto varie forme nel libro. Effettivamente, lo gnosticismo sbarca anche nel mondo della musica contemporanea. E beh, la musica è vastissima, è un tema che meriterebbe veramente un libro a sé. Però vado a esaminare due figure. Una figura è un genere musicale, la figura è il compianto Leonard Cohen, l'autore di successi quali l'Alleluia, quali Everybody Knows, The Avalanche, You Want It Darker. Effettivamente, lui sì è di origini ebraiche, ma nelle sue canzoni troviamo dei temi che con l'ebraismo stridono un po'. Ascoltatevi You Want It Darker, che troverete commentata nel libro tra le varie. E beh, quello è effettivamente col dio dell'ebraismo c'entra molto poco, col demiurgo gnostico c'entra molto di più. Altro Mi passaggio, ricordo, la musica metal. La musica metal è pervasa di temi. scusami un secondo, mi ricordo di aver letto proprio un saggio su Leonard Cohen e sull'influenza delle dottrine cabalistiche addirittura, sui testi di Leonard Cohen. Adesso se riesco a Assolutamente. recuperarlo, era un articolo online, quindi credo di poterlo recuperare, lo lascerò nei commenti se qualcuno è interessato ad approfondire la questione. Scusami per averti No, interrotto, no, ti no, no, rilascio la parola. benissimo, benissimo, è un contributo preziosissimo, assolutamente sì, c'è molto di cabalistico anche in Cohen. Io vado a esaminare, a distillare, perché Cohen è una miniera, a distillare l'influenza gnostica che passa attraverso alcune canzoni veramente incredibili, da The Captain alla stessa famosissima Everybody Knows, I Want It Darker. Ma anche la musica metal è un gruppo che mi è particolarmente caro, che è quello dei Blind Guardian, ma anche molti altri gruppi metal, presentano temi, stilemi, elementi, influssi gnostici. Insomma, lo gnosticismo attraversa l'intera società contemporanea. E chiudo con questa battuta, ma non siamo partiti da quella setta che doveva starsene in una nicchia e sparire nell'arco di un paio di secoli, e ora ce la troviamo ovunque. Beh sì, questo è sicuramente straordinario e denota come lo gnosticismo entrò in profonda risonanza col pensiero dell'uomo. Ma se vogliamo, lo gnosticismo non se n'è mai uscito dalla sua nicchia esoterica. Perché questa sera abbiamo provato a fare luce su questi temi, ma notate bene che quanti fruitori della cultura pop, questa è una domanda secondo me fondamentale,
sono consapevoli dell'influenza dei temi gnostici su Matrix, sulla musica di Cohen, sui concerti metal, sui telefilm, sui cinecomic. Adesso nel libro vado a commentare ad esempio la crisi sulle terre infinite che è andata in onda sotto forma di crossover di telefilm. Quanti spettatori sono consapevoli dei temi gnostici che stanno dietro queste cose? Quanti lettori anche di fantascienza, ma anche di opere di Dick, che magari non si sono letti la sua biografia, sono consapevoli della portata gnostica delle sue opere? Pochissimi. In qualche modo lo gnosticismo continua a rappresentare la quarta grande religione, ma è una religione, oltre alle tre grandi, è una religione sotterranea che preferisce starsene un attimo in ombra. Anche qua aspetti in comune, passatemi l'aspetto poetico, col serpente, nel senso di animale che proviene dal buio, dall'ombra, e se ne rimane nel buio e nell'ombra, perché in qualche modo dobbiamo sempre tenere presente l'aspetto fondamentale dell'ognosticismo, che vorrei che emergesse in maniera chiara da questa serata. L'ognosticismo non fu e non è, neanche nella sua forma pop, una forma di religione. È un pensiero iniziatico, con tutte le differenze che ci sono tra un pensiero iniziatico e una religione ecumenica. Quindi è un pensiero per pochi, che si veicola ormai su qualsiasi cosa. Ci sono spot pubblicitari, ne vedrò di postarne uno. C'è uno spot fatto da, non so se si trova, comunque uno spot fatto da niente meno che Ridley Scott, di un'auto, che citava dei brani gnostici di Nag Hammadi. Citava il Bronte di Nag Hammadi, tuono mente perfetta. In qualche modo siamo bombardati su ogni media da messaggi gnostici, ma ancora una volta è questione di consapevolezza. Quindi, in qualche modo, l'idea del serpente che se ne sta nella sua tana rimane viva anche a 2000 anni di distanza. Sicuramente lo gnosticismo è una risposta ai dilemmi profondi dell'uomo, ma è una risposta ai dilemmi profondi di certi uomini. E quindi non intende proporsi come messaggio universale. E con Visto questo. che hai nominato Tuono Mente Perfetta, mi viene in mente un'altra band che magari qualcuno conoscerà, i Current 93. Hanno fatto proprio un album che si chiama Thunder Perfect Mind, e inoltre tutta la loro esperienza musicale degli ultimi 30 anni è fortemente imbevuta anche di altre dottrine esoteriche. Per esempio, un altro album è intitolato come un racconto di Arthur Machen. Ci sono altre menzioni di altre correnti esoteriche, quindi comunque possiamo vedere come lo gnosticismo, come tu dici, ha influenzato in maniera sotterranea, e per questo non si può considerare, forse ancora prima di una vera e propria religione, va considerato come una forma mentis che si può adattare a seconda delle epoche verso varie suggestioni a seconda, no, delle varie epoche, appunto. Assolutamente sì, assolutamente sì. E tant'è che io chiudo proprio il libro facendo questa suggestione. Se tutte le persone che hanno declinato lo gnosticismo nel corso della storia le portassimo tutte attorno a un tavolo, facilmente questi non riuscirebbero a mettersi d'accordo, perché avremmo Plotino, Mani, Pico della Mirandola, Alan Moore, i registi di Matrix. Si tratta di sensibilità totalmente differenti, ma che condividono un'unica forma mentis. Concordo al 100%. Marco, penso che sia bloccato. Marco. Ad ogni modo, appunto, concludo questo percorso proprio con l'idea dello gnosticismo come forma mentis, come approccio dell'uomo al divino alternativo a quello della religione tradizionale. Quindi, in qualche modo, quel conflitto che abbiamo posto all'inizio tra lo gnosticismo e il cristianesimo diventa qualcosa di ancora superiore, ossia il conflitto tra il pensiero esoterico iniziatico e il pensiero religioso istituzionale. Questo è un po' il filo conduttore del nostro percorso e del dualismo che abbiamo tracciato questa serata.